Un cordiale saluto ai nostri telespettatori da Gianfranco Mazzoni, Gran Premio d'Ungheria, undicesima prova del Mondiale 97 di Formula 1. Siamo all'Ungaroring, a 15 km circa da Budapest, dove fra pochi minuti inizierà il warm-up, vale a dire le ultime prove libere in assetto da gara. Il cielo è coperto, la temperatura dell'aria è di 19 gradi, quella della pista è di 20. L'inquadratura per Damon Hill, a sorpresa, terzo nelle qualifiche di ieri, grazie anche al motore evoluzione Yamaha e ad un nuovo alettone studiato da John Barnard. Caso curioso, il progettista può vantare una vettura in prima e una in seconda fila, ma ci riferiamo alla Ferrari che lui ha progettato nell'inverno passato e che vede Michael Schumacher in pole position, così come un anno fa. Damon Hill proprio qui, ricordiamo, ottenne il suo primo successo in carriera. Accanto a Michael Schumacher ci sarà il suo grande rivale Jacques Villeneuve della Williams Renault sulla linea di partenza, sulla prima fila. Poi avremo alle spalle con Damon Hill Mika Häkkinen, in terza fila l'altro ferrarista Eddie Irvine con l'altro pilota della Williams Renault Frentzen. Un'inquadratura del pubblico, ieri 60.000 persone. Si prevede un afflusso record, tantissimi turisti provenienti da Germania, Austria e Italia soprattutto. Accanto a me, come sempre, i nostri esperti, René Arnoux e Gianfranco Palazzoli, ai box Ezio Zermiani, a quale cedo subito la linea. Sì, e volentieri, perché adesso abbiamo chiamato dal muretto Cesare Fiori, io adesso sto tornando sui suoi passi, perché evidentemente tutti stanno richiamando, perché il dato di fatto più importante di queste prove è stato proprio questa delusione di Trulli, nel senso che per quattro sessioni è sempre stato ai vertici, l'ultima, la più importante, è sceso, mentre invece altre situazioni, tipo quella che ricordavi te, il Onakano stesso, con lo stesso tipo di gomme, sono riusciti ad essere molto su. Sicuramente, lo dico così senza piaggeria, ieri tutti si aspettavano, se non in pole position, ma in prima fila, di Arno Trulli. Ma noi eravamo sicuri di essere, se non in prima fila, sicuramente in seconda e di poter partire per la gara in ottime condizioni. Poi qualche parametro strano, queste sono gomme molto estreme, pertanto se non si utilizzano perfettamente non danno il rendimento che devono. Non sappiamo ancora che cosa, ma qualcosa non ha funzionato e ci siamo trovati completamente senza grip. Sì, è stranissimo, perché poi, voglio dire, usa lo stesso tipo di macchina, lo stesso stile di guida, e imposta le curve nello stesso modo, si inserisce negli stessi sistemi, voglio dire, è stranissima questa cosa, e gli altri funzionano invece. Sì, purtroppo l'unica sessione in cui non abbiamo funzionato è stata quella più importante, pertanto oggi ci lanciamo da una posizione molto arretrata, adesso cercheremo di studiare qualche strategia idonea a riportarlo un po' su, ma qui che non si può sorpassare sarà molto difficile. Grazie. Molto sereni al box Ferrari, un'inquadratura per il responsabile della scuderia del Cavallino Rampante, Jean Todt. Ferrari che mette a disposizione di Michael Schumacher una vettura con un nuovo telaio più leggero di 4-5 kg, questo consente una migliore distribuzione dei pesi ed un bilanciamento ottimale. La Ferrari ha usato ieri in qualifica il motore barra 2 di ultima concezione, oggi si torna invece al barra 1 che offre maggiori livelli di affidabilità. Per quanto riguarda il tracciato, un circuito che misura 3 km e 900 metri, vi ricordiamo è uno dei più brevi, dopo quello di Monte Carlo sono previsti 77 giri, è un circuito che conta 8 curve a destra e 5 a sinistra, caratteristiche sono la scarsa aderenza, un asfalto che ha sempre un velo di sabbia, le vetture scivolano parecchio e questo determina un consistente consumo di gomme, sarà uno dei motivi di questa gara. Ci chiede ancora la linea dei box Ezio Zermiani. Era solo per integrare il discorso, noi continuiamo a parlare giustamente di questo telaio leggero, pensate che questa leggerezza, questo chili in meno, sono ottenuti tra l'altro togliendo dove la struttura lavora meno, dove c'è meno possibilità che il materiale debba essere usato e debba lavorare, quindi pensate un po' che sofisticazione c'è nel togliere pochi grammi alla volta sui punti chiave. Trulli è il primo nella corsia dei box e attende quindi il semaforo verde per prendere la pista. Dicevamo di questo tracciato, ci sono solamente due brevi rettilinei, una lunga serie di curve in successione, siamo passati a un circuito velocissimo come quello di Hockenheim, a un circuito molto lento come quello di Budapest, ma sulle caratteristiche sentiamo l'esperto René Arnoux. Sì, abbiamo qui due rettilinei, quello lì di fronte ai box e poi un altro quasi subito dopo, e poi abbiamo queste serie di curve abbastanza lunghe con raggi costante.
c'è un problema per Johnny Herbert, si è spento il motore della sua vettura e quindi viene spinta la sua vettura nei box. Poi da lì, quando fanno quella curva lunga nel fondo dell'altra parte del circuito, il pilota deve avere un ritmo molto elevato, nel senso c'è la prima chicane, secondo S, piega sinistra, terza S, questo qui il pilota non ha più respiro e deve proprio avere un'ottima guida per non fare uno sbaglio, perché se uno comincia a fare uno sbaglio all'ingresso sbaglia proprio tutto questo pezzo del tracciato. È un circuito quindi molto faticoso, molto impegnativo, che richiede grande concentrazione, ma ha delle caratteristiche, determina delle caratteristiche singolari anche sulle vetture. Dicevamo un circuito lento, si va al massimo con l'acceleratore al massimo per il 45% del tracciato contro il 70% per esempio della Germania, massimo carico aerodinamico con soluzioni particolari. Ne parleremo fra poco, linea intanto ancora ad Ezio Zermiani. Aspettiamo per dare tutte le notizie riguardanti soprattutto gli italiani, è ovvio. Fisichella ieri un attimo in crisi, era un po' rabbugliato, non era riuscito a trovare le regolazioni e ha scelto pneumatici duri che a detta sua sono, diciamo, da 8 decimi a un secondo più lenti di quelli morbidi. Spera molto oggi, ma come abbiamo sentito da Cesare Fiorio, qui sorpassare è veramente dura, soprattutto in quella serie di chicane dove effettivamente se non si esce abbastanza veloci si perde moltissimo. E fra l'altro abbiamo visto proprio ieri che il punto forte della Ferrari è proprio la chicane, dove la guida pulita di Michael Schumacher mostra un inserimento molto felice e lì guadagna parecchio. Una considerazione di Franco Palazzoli. Sì, tutti stiamo parlando del telaio leggero della Ferrari. Il telaio leggero della Ferrari è senz'altro leggermente più leggero, ma quisquiglie, 3-4 kg. Il discorso è che è più rigido e riesce a far lavorare meglio le gomme, riesce ad avere quindi migliore inserimento, e facendo lavorare meglio le gomme ha quel grip che altri invece abbiamo sentito hanno perso lungo la pista. Per quanto riguarda Fisichella, proprio la sua è una macchina che è nata con del sottosterzo, e avere del sottosterzo, cioè la macchina che va via davanti su questa pista, è deleterio. Le vetture dopo il primo giro, che serve per verificare che tutto sia in ordine, sono ai box. Solo Villeneuve sfreccia ora sul rettilineo. Allora noi ne approfittiamo per dare brevemente la linea a Roma, ci risentiremo fra qualche secondo. E poi voglio due pizze buone. Pagine gialle, il giallo con tutte le soluzioni. Riprendiamo con Villeneuve, ora l'inquadratura è per Michael Schumacher all'interno della sua vettura. Zermiani. Aggiungo proprio che la vettura che ha appena cambiato, pensate che ogni piccolo movimento sincronizzato con quella precedente, si è fermato sulla corsia di box e praticamente ha simulato un pit stop, nel senso che quantomeno si è allenato a fermarsi esattamente nel punto previsto e deputato per riuscire ad avere le distanze giuste dalle pistole pneumatiche e dal bocchettone del rifornimento benzina. Quindi vedete, nulla è lasciato al caso e gli altri box non fanno così. Così come ieri ad esempio, ecco in questo momento esce di nuovo Schumacher, così come ieri in conferenza stampa quando hanno detto perché sei sceso all'ultimo giro, dice pian piano così, e lei dice per contrastare Villeneuve, e si è messo a ridere perché Villeneuve in effetti non poteva più girare avendo già consumato i suoi giri, in effetti era lì per rodare le gomme per questa mattina. Intanto vediamo Jacques Villeneuve che sta completando il suo giro, è sceso in pista come si diceva Michael Schumacher. Primo rilievo cronometrico per Jacques Villeneuve, ieri un primo 14 secondi e 8, seconda posizione alle spalle di Michael Schumacher, oggi un primo 29 secondi e qualcosa. Un'inquadratura per Frank Williams. È un momento molto delicato per la scuderia anglo-francese, René. Sì, molto delicato nel senso che arrivano a più del metà campionato e sono un po' indietro. Infatti la Ferrari cosa ha fatto dall'inizio della stagione? È sempre andato avanti, migliorando il telaio, il motore, tutto l'insieme, e loro proprio sono al loro livello dell'inizio dell'anno. Infatti anche Villeneuve ha fatto qualche errore a Melbourne, a Monte Carlo con la scelta delle gomme sulla pioggia, e anche in Canada dove ha fatto un test a coda in casa sua. Dobbiamo dire che invece ieri ha sbagliato Frenz nella scelta delle gomme, almeno così ha dichiarato Patrick Head, impietoso nel criticare i suoi piloti. Questo fa capire quanta tensione ci sia nella scuderia anglo-francese. Un'inquadratura per Giancarlo Fisichella che sta uscendo dai box. Linea Zermiani. E nell'intervista che ha dato ieri, che noi pubblicheremo nella rubrica Pit Lane, Villeneuve ha ammesso che non c'è un'atmosfera serena, e una cosa ha detto: io della Ferrari invidio, al di là del discorso pilota sul quale non si è soffermato, questo è Schumacher che si è fermato nuovamente con l'altra macchina nello stesso punto di problema,
Villeneuve diceva: invidio il collettivo e l'armonia che hanno alla Ferrari. Quindi significa che non è la stessa cosa a casa sua. Intanto Michael Schumacher è sceso dalla sua vettura, lasciata lungo la corsia dei box, non dentro il box, per salire sull'altra monoposto. Palazzoli. Sì, a integrazione di quanto ha appena detto Zermiani, ha anche detto un'altra cosa che in effetti ha detto: i Ferrari lavorano per un pilota solo, e ha sottinteso che da lui invece non è così, e d'altra parte giustamente non è così. Intanto cominciamo a vedere i tempi. Villeneuve un primo, 29 secondi e 29 millesimi, poi cronometraggi molto alti, con Schumacher sopra i 2 minuti e 40 secondi addirittura, quindi Häkkinen, Verstappen, Trulli, Alesi. In questo momento ci sono 8 vetture in pista, quindi sono ancora giri di verifica, poi naturalmente potremo valutare meglio queste prestazioni. Dicevamo di questo tracciato: qui si corre una sola volta all'anno, quindi asfalto sempre sporco, anche il vento porta sabbia sull'asfalto, per questo è difficile anche controllare la vettura fuori dal binario gommato. Intanto vedete una dietro l'altra le due Arrows Yamaha, con Hill davanti a Diniz, poi la Sauber di Herbert. A proposito, in questo Gran Premio rientra in Sauber Gianni Morbidelli, che si era fratturato l'avambraccio durante i test in giugno a Magny-Cours. Trulli, migliore prestazione in questo momento, un primo, 22 secondi e 7 decimi, torna in pista Michael Schumacher. Volevo solo aggiungere, è molto difficile qui da superare un'altra macchina, perché la traiettoria è quella, ma anche un pilota non può andare oltre la traiettoria, perché dopo si sporcano le gomme, come lo dicevano prima, perché c'è tanta sabbia, oppure alla metà gara tanta gomma che è proprio sulla pista. E bisogna dire che proprio perché le vetture scivano parecchio c'è questo consumo consistente di gomme, e si ipotizzano almeno 2 o 3 pit stop, così come era accaduto l'anno scorso. Il vincitore Villeneuve e il suo compagno di squadra Hill cambiarono 3 volte le gomme, mentre gli altri piloti che arrivarono a punti effettuarono 2 soste. Ricordiamo che fu un Gran Premio sfortunato per la Ferrari, con Schumacher che si fermò a 6 giri dal termine per un problema all'acceleratore, a metà gara si era invece fermato Irvine per un problema al cambio. Mentre vediamo proprio la guida pulita ed essenziale di Schumacher in queste curve in successione, diamo la linea ai box a Zermiani. E proprio ai box, diciamo, sempre a integrazione, che il discorso del pit stop è abbastanza tranquillo, nel senso che non c'è un'eccessiva perdita di tempo per farlo. L'ingresso e l'uscita sono molto veloci. Schumacher, ricordiamo, ieri ha stabilito la migliore prestazione, un primo, 14 secondi e 6 decimi a 191 km orari di media, il record del tracciato da quando ci sono vetture modificate. In precedenza si era sceso anche sotto questo livello, ma con le vetture dotate di sospensioni attive. È una corsa questa storicamente priva di sorpassi. Solo nell'89 riuscì Mansell a compiere ben una rimonta notevole, partì 12° e vinse con la Ferrari, che allora era per la prima volta dotata del cambio al volante. Eravamo nell'89, adesso pensate, questo cambio è arrivato anche nelle Ferrari di serie, sulla F355, a conferma che gli studi tecnologici della Formula 1 vengono anche poi, servono anche poi per le vetture da strada. Sì, è un peccato anche di non sfruttare questa tecnologia, che è molto molto avanzato, e non vedo il perché dobbiamo andare a cercare una leve sulle macchine di serie se questo sistema è molto più efficiente. Intanto Schumacher è sotto di 6 decimi rispetto a Coulthard nel secondo rilievo. Qui in pratica si sale di nuovo con il tornantino verso l'ultima curva che introduce sul rettilineo dei box. Proprio queste due curve, quella prima e quella dopo il rettilineo, determinano una consistente usura delle gomme. Un primo, 18 secondi e 3 decimi, il tempo per Schumacher, migliore prestazione, 5 decimi di vantaggio su Diniz, 8 su Coulthard, ad oltre un secondo Trulli, Katayama e poi gli altri, con Villeneuve che attualmente è settimo, Fisichella nono, Alesi tredicesimo, il quindicesimo. Vi ricordo che la classifica del mondiale vede Schumacher al comando con 53 punti, Villeneuve 43, Alesi
22, Ferrari 71, Williams 62, Benetton 46 nella classifica costruttori. Pensate che proprio un anno fa, con largo anticipo sulla conclusione del campionato, su questo circuito con la vittoria Villeneuve, la Williams Renault ottenne la vittoria del mondiale costruttori. Ora a un anno di distanza invece la scuderia di Frank Williams è costretta ad inseguire, mentre vediamo appunto Frenzen con alle spalle Häkkinen. Seguiamo ora cosa combina Pedro Paolo Diniz. Diniz che ha proprio ritardato un po' la frenata e che è andato dritto con tutto lo sottosterzo e non ha potuto fare la curva, la chicane. E con questa azione rallentata, un breve stop per noi, la linea torna brevemente a Roma. Mégane Scenic è l'auto dell'anno. Mégane System, l'idea che cambia l'auto. Mancano 18 minuti al termine di questo warm-up. Michael Schumacher è al comando della classifica davanti a Diniz, Coulthard, Trulli, Katayama. A proposito della Minardi, abbiamo citato Katayama, il suo compagno di squadra Marquez nelle prove libere di ieri mattina è stato protagonista di un brutto incidente, addirittura è finito fuori pista contro un trattore che viene in pratica utilizzato per spostare le monoposto incidentate. Ha rischiato parecchio Marquez, ha riportato solamente dei dolori ad una spalla. Ha usato ieri il muletto per le qualifiche, ha ottenuto l'ultimo tempo. I meccanici della Minardi hanno lavorato per tutta la notte, hanno realizzato una vettura totalmente nuova che viene usata ora da Marquez, e il muletto è assettato sempre per le dimensioni del pilota brasiliano che abbiamo visto solamente per un attimo in apertura del collegamento. La Minardi ripone molta speranza per questa gara, qui conta meno il motore, sappiamo che il motore ART della scuderia di Faenza è il meno dotato e quindi si spera di poter ottenere un buon risultato, anche se purtroppo le qualifiche non sono state confortanti, con Katayama 20esimo, Marquez 22esimo, però la Minardi non si perde d'animo, sta studiando ancora nuovi accorgimenti tecnici, soprattutto i freni da utilizzare nelle prossime gare. Linea Zermiani. Ecco anche Irvine, si ferma al box, simulano il pit stop, però lo stanno mandando via velocemente perché dovevano fare la stessa cosa con Schumacher. In effetti Schumacher adesso è in coda, vediamo se si vedono durante... E quindi c'è stato praticamente un misunderstanding, un'incomprensione, perché evidentemente Irvine doveva proseguire e entrare nel box in modo da far fare la simulazione di pit stop a Schumacher. E intanto Schumacher è sceso dalla sua vettura, quindi sta provando in continuazione le due monoposto. Häkkinen lo supera nella classifica provvisoria di questo warm-up, un primo 18 secondi e un decimo, 2 secondi meno del tedesco della Ferrari. Gerhard Berger, vincitore dell'ultimo Gran Premio. Intanto ci sono ben 18 vetture sul tracciato. Palazzoli. Ma stavo considerando le posizioni della Williams, che non sono... Abbiamo un Frenzel che ha girato in 1.19.3.23 ed ha compiuto 4 giri e Villeneuve 1.29.0.29 e ha compiuto 4 giri anche lui. E siamo già arrivati a 16 minuti dal termine di questo warm-up. Devo dire, probabilmente stanno molto lavorando. Hai visto che errore di Magnussen ha distrutto l'alettone anteriore finendo contro quella protezione in plastica. Bisogna dire una cosa, René, correggimi se sbaglio perché tu naturalmente sei molto più esperto di me. Oggi stanno provando con il pieno di benzina e alla chicane c'è questa difficoltà di controllare la vettura più... forse, perché molti escono lì. Sì, c'è più inerzia della macchina, più inerzia sia la frenata sia l'inserimento della macchina. Infatti abbiamo visto già Diniz è uscito, Verstappen è uscito e senz'altro è un circuito che qui a questi livelli non perdona. Poi Magnussen non ha mai girato su questo tracciato, è uno dei piloti meno esperti del gruppo e anche questo probabilmente conta. Non è riuscito a controllare la vettura più pesante col maggior carico di benzina e però ha danneggiato la sua vettura. Quello dipende anche molto del grip che hanno adesso. Bisogna dire che oggi la temperatura è molto più bassa, senz'altro le temperature delle gomme sono più basse, però è anche una cosa ottima per quello che hanno scelto le gomme morbide, perché forse potranno fare solo 2 pit stop, che sarebbe una cosa molto positiva anche per la Ferrari che ha scelto questo tipo di gomme, le morbide. Ecco, a proposito, abbiamo visto Magnussen danneggiare la sua vettura, può utilizzare il muletto che è stato assettato proprio per le sue dimensioni. Allora vediamo il quadro dei muletti. Alla Ferrari chiaramente è stato preparato per Michael Schumacher, alla Williams per Villeneuve, alla Benetton per Berger, alla McLaren per Coulthard, alla Sauber per Herbert, alla Stewart per Magnussen, alla Minardi per Marquez, alla Tyrrell per Salo, alla Prost per Trulli,
alla Jordan per Fisichella, mentre vedete l'altro pilota della Jordan, Ralf Schumacher, che è terzo. Adesso daremo uno sguardo alla classifica perché abbiamo visto inserirsi anche Trulli in seconda posizione. Si sta lavorando sul fondo della vettura della McLaren. Palazzoli, ricordiamo che questo fondo in legno, attenzione alle sì, numero in pista. Vediamo, siamo sulla curva lunga. Curva lunga che è partita in testa a coda proprio in accelerazione, a quel punto lì l'inerzia con la benzina, non c'è più niente da fare, finisce proprio in testa a coda. È interessante vedere tutto il fumo che solleva, vuol dire che non ha sollevato assolutamente il piede dall'acceleratore e poi chiaramente si è attaccato anche ai freni. E per completare, dicevamo, Fisichella e Hill, anche loro hanno a disposizione il muletto. Zermiani. Ecco, su indicazioni di Michael Schumacher, i meccanici stanno cercando di dare un altro assetto alla macchina, si agisce sulla parte delle sospensioni anteriori. Ecco, noi riprendiamo, dicevamo, della classifica, ci sono delle variazioni. Häkkinen sempre in testa, un primo, 18 secondi e un decimo. Alle sue spalle si è inserito Trulli a 211 millesimi, davanti a Schumacher 242 millesimi in ritardo del tedesco. Poi troviamo ancora Diniz, Frentzen, Alesi, Barrichello, Herbert, Hill, Berger in decima posizione. Intanto Trulli è passato in testa, un primo, 18 secondi e un decimo. Trulli probabilmente ha ritrovato quella... Ha ritrovato il grip che ieri gli è mancato in qualifica. Zermiani. Ne stavamo parlando ieri proprio con Trulli, perché aveva fatto tutto un esercizio proprio per noi, per far vedere come si rilassa in macchina. E dicevamo, ma non è che magari quando tu sei uscito era eccessivamente caldo? Non lo so, se voi tenete conto che adesso è veramente fresca la temperatura, magari è tutto qui il problema. Staremo a vedere. Intanto Frentzen guadagna la testa della classifica, un primo, 18 secondi e 7 millesimi, un decimo di vantaggio su Trulli. Poi Häkkinen, Michael Schumacher, Hill, che è risalito al quinto posto davanti a Diniz, Alesi, Barrichello, Herbert, Berger. Fisichella sempre dodicesimo. Poi troviamo Katayama quindicesimo e molto, ma molto indietro Villeneuve, autore finora solamente di 4 giri cronometrati, addirittura ventunesimo. Dietro di lui c'è solamente Irvine, 2 giri cronometrati appena per il pilota irlandese. Magari questa è una segnalazione pure per Zermiani, se ai box della Ferrari può magari sapere come mai Irvine ha effettuato così pochi giri. Comunque adesso è in pista e sta girando anche Villeneuve. Per l'esattezza ci sono 13 monoposto sul tracciato. Noi seguiamo sempre Michael Schumacher. Che corsa prevedi, René, per la Ferrari e per Michael Schumacher? Quindi motore barra 1, forse meno potente, più affidabile. Intanto proseguono le prove, qui siamo al box della Arrows. Ma diciamo che il motore qui conta molto meno che un circuito tipo Hockenheim, perché come lo dicevamo prima usano solo il motore al 40%. Però lui ha lavorato moltissimo sull'assetto, infatti l'ho visto ieri, sono andato a fare un giro sul circuito, ha una macchina molto molto bene a bilanciarsi al davanti con il dietro, poi ha questa guida che lui proprio inserisce la macchina veramente in un modo molto decisivo, e io lo vedo veramente benissimo in gara, specialmente a metà gara, che qui la gara dura 77 giri, credo, che conta molto anche la condizione fisica, che lui ha una condizione fisica incredibile. Quindi buone chance, ottime chance. Buone chance anche con questa scelta di gomme, che vedendo questa temperatura molto più bassa avevano un po' paura, forse hanno previsto diverse squadre che usano le gomme morbide, hanno previsto 3 pit stop, però con questa temperatura forse possono fare solo 2. Avete visto i freni sollecitati della vettura di Frentzen? Qui comunque non sono molto sollecitati i freni, ma ci sono maggiori aperture per consentire uno smaltimento della temperatura dappertutto. Sì, essendo la velocità più bassa, chiaramente hanno dovuto montare delle prese d'aria più grandi. Tanti accorgimenti per questa gara. Vediamo, concludiamo la prestazione di Hill, poi daremo brevemente la linea a Roma. Damon Hill sta attraversando ora l'ultimo tratto del circuito dopo aver superato la S in successione. Ora giunge al tornante che immette in salita, che immette sul breve allungo che porta all'ultima curva. Lì intanto c'è l'ingresso dei box e appunto Hill rientra ai box alle spalle della Minardi. E noi diamo la linea a Zermiani prima di girarla ancora a Roma. Sì, è importantissimo perché di nuovo prova Michael Schumacher, adesso scende
e monterà sulla macchina da gara vera e propria, quella con il telaio alleggerito. Quindi la prestazione che lui cercherà adesso sarà quella che vedrete fra poco sullo schermo. Sale e scende da una macchina all'altra Schumacher ed è importante perché vengono curati tutti i minimi dettagli su entrambe le monoposto. Linea a Roma. In più è punto. Riprendiamo, immagini sempre sul box Ferrari Palazzoli. Scusami, intanto Villeneuve miglior tempo, un primo 17 secondi e 3 decimi davanti a Frenzen, Trulli e poi tutti gli altri, con Schumacher che è sesto davanti al compagno di squadra Irvine. A te la linea. Sì, riprendo il discorso che facevo prima sulla Williams. Ha fatto la prima parte di prove girando non molto bene, poi Villeneuve si è fermato a lungo al box, ha fatto degli aggiustaggi e adesso ha spiccato un ottimo tempo. Per quanto riguarda Schumacher, analizzavo i tempi che lui faceva, diciamo, con il muletto, non con il telaio più rigido, e non vorrei che abbia fatto una scelta tipo Monte Carlo. Qui il cielo è coperto, potrebbe anche piovere, e quindi ho visto che i tempi col muletto sono abbastanza alti, quindi con questa vettura sarà molto veloce in condizioni di pista asciutta, con l'altra potrebbe essere molto veloce in condizioni di pista con gomme intermedie. Passando a un altro argomento, non l'abbiamo detto prima, è importante rilevarlo, e anche questo circuito ha un fondo molto sconnesso e vediamo proprio le vetture che ballano un po', vero? Sì, saltano da tutte le parti, il circuito è così in ogni settore, e questo non è facile, per quello che hanno lavorato anche moltissimo sulle sospensioni, e la Williams qui finalmente si sono messi d'accordo di ammorbidire la macchina sia sul davanti come sul dietro per ottenere delle prestazioni migliori. Intanto alle spalle di Villeneuve c'è Diniz, un pilota mediocre con un Arrows che quindi pare abbia recuperato competitività, ma che trae vantaggio soprattutto dalle gomme. Villeneuve passa la Minardi di Marquez. Qui siamo nel primo tratto in discesa, una S dove fra l'altro i piloti non hanno anche una buona visibilità, poi ora c'è il tratto, un breve rettilineo in salita, una piega a sinistra e poi la curva lunga che immette in pratica, eccola la curva lunga dopo il primo intertempo, che immette nel tratto più guidato, quello dell'S in successione, dove bisogna avere molto ritmo. Qualcuno forse in senso pregiativo dice che questo è un circuito da go-kart. Trulli, che è stato campione del mondo di kart, dice no, è un circuito di Formula 1 che però impone un ritmo da go-kart, e lui fra l'altro si è avvantaggiato di questo. Specialmente tutta questa parte che lì il pilota non può sbagliare il primo inserimento, altrimenti sbaglia tutta questa parte, e poi da lì il pilota non ha neanche tanto respiro. Ecco, tutte le curve in successione. Zerbiani, a te ancora la linea. Infatti su quella strategia che avevamo accennato prima con Palazzoli, probabilmente proprio così, nel senso che adesso il muletto è lì, messo praticamente nell'angolo del box, quindi non verrà più usato, proprio messo lì. Siamo con un soprammobile pronto semmai per essere usato in condizioni estreme e diverse, mentre con questa macchina adesso piccherà i tempi e cercherà di avere le valutazioni per avere la macchina da gara a posto in caso di scelta. Abbiamo visto per un attimo Patrick Head, responsabile tecnico della Williams, ora di spalle Jackie Stewart, proprietario della sua scuderia, omonima scuderia Palazzoli. A suffragio di quanto dicevamo per la Ferrari di Schumacher, ecco che ha già fatto i migliori tempi in assoluto sia nel primo tratto che nel secondo tratto. Lo vediamo inquadrato proprio al secondo intertempo, migliore prestazione parziale per Michael Schumacher che chiude il suo giro. Vediamo ultima curva, siamo sul rettilineo, viene esposto anche un cartello a Schumacher, segnalazioni dai box, un primo 16 secondi e 9, meno 3 decimi, migliore prestazione per questa mattina per quanto riguarda il warm up, con 3 decimi di vantaggio su Villeneuve. È proprio una lotta di nervi tra Michael Schumacher e Villeneuve, che sono due protagonisti di questo mondiale. Molto bello, però vedo molto bello. Io ho visto proprio l'assetto della Ferrari di Michael, è molto molto assettato, molto bene su questo tipo di tracciato, veramente ha lavorato moltissimo. Testa codo di Benetton di Alesi, un altro come ha fatto prima, è sempre rimasto senza altro con il gas per non fermare il motore, però mi ha rovinato già così due treni di gomme. È un momento delicato per Alesi, appunti negli ultimi 5 Gran Premi, 3 volte sul podio nelle ultime 5 corse, ma in difficoltà contro l'esordiente Wurz nelle qualifiche e quando si sono confrontati due, poi anche il successo di Berger contro il suo sesto posto nell'ultimo Gran Premio di Germania ha pesato.
Alesi deve cercare di ottenere buoni risultati. Intanto vediamo Trulli, proprio perché sta discutendo del suo futuro, è interessato alla Jordan. Intanto vediamo il box della Arrows, e quindi Alesi deve cercare in questo finale di campionato di andare ancora più forte, ottenere maggiori risultati. Intanto ci avviciniamo al termine, mancano 4 minuti e 30 alla conclusione. Villeneuve, al termine di questo giro daremo la linea a Roma. Villeneuve rientra ai box, l'ingresso dei box è normale, mentre invece è pericolosa l'uscita, proprio in traiettoria sui piloti che giungono in fondo al rettilineo e cercano l'inserimento poi per la prima curva in discesa. Palazzoli. Sì, intanto vediamo una McLaren ferma, dovrebbe essere Coulthard. Sì, sì, abbiamo visto i box dell'Hungaroring sono molto stretti, e infatti la velocità alla quale oggi potranno al massimo andare nella corsia dei box i piloti sarà di 80 all'ora e non di 120. Quindi limite di 80 km orari per la percorrenza nella corsia dei box. Attendiamo ancora un attimo, vediamo se ci danno l'immagine rallentata di questa uscita di pista di Coulthard proprio all'inizio di questo tratto. La classifica vede sempre Michael Schumacher, poi Villeneuve, Diniz, Irvine, Katayama, buona sua prestazione, Hill, Frentzen, Herbert, Trulli, Häkkinen nelle prime 10 posizioni. No, l'immagine rallentata non arriva. Allora, prima di vedere il tratto conclusivo di questo warm up, la linea a Roma. State con Agis? Sì, estate con Agis e raddoppi lo sconto. Riprendiamo con Frentzen in quel tratto proprio dove è uscito Coulthard. In precedenza, ecco qui dove è uscito Coulthard, in fondo alla S, alla prima S veloce che porta verso questo rettilineo in salita. Frentzen, ricordiamo, a differenza di Villeneuve, ha scelto gomme con mescola dura, e forse anche per questo Patrick Head è tornato a criticarlo. E il problema dei piloti è un problema centrale all'interno della Williams Renault. Ma non è facile da sempre che esiste questi problemi fra Frank, Patrick Head, i piloti, però non riesco a capire perché ci sono questi problemi interni che all'arrivo danno anche difficoltà per un pilota. Però senz'altro oggi, vedendo il tempo, non è proprio un avvantaggio che ha scelto Frentzen, perché le gomme morbide senz'altro rendono molto meglio. Mancano 2 minuti al termine, poi avremo anche modo successivamente di mandare in onda delle interviste. È una segnalazione quindi che Giro Ezio Zermiani, avremo ancora 4-5 minuti dopo la fine del warm up da sfruttare con eventuali contributi. E ricordo, ecco, la classifica in sovrimpressione: Michael Schumacher è al comando con 3 decimi vantaggio su Villeneuve, 7 su Diniz e su Irvine. Parlavamo del problema dei piloti in casa Williams Renault, invece in Ferrari è tutto risolto anche per la prossima stagione, con la conferma di Irvine che ieri ha ridotto il suo gap da Schumacher, che solitamente è sul secondo anche più. Ieri era di 7 decimi, a conferma quindi anche dell'efficienza della vettura e anche della fiducia che Irvine sente attorno a sé. E questo è senz'altro positivo. Squadra che vince non si cambia, vale anche in Formula 1. Intanto Marquez, avete visto, inquadrato in precedenza. Häkkinen si è portato in terza posizione alle spalle di Michael Schumacher e di Villeneuve. Siamo al termine, quindi avremo modo anche di fare delle considerazioni in proiezione gara, proprio perché sicuramente ci sono tanti parametri oggi da considerare. È una gara molto delicata per il mondiale, l'11ª prova del campionato, che si articola in 17 Gran Premi. È saltata definitivamente l'ipotesi di un Gran Premio in Portogallo in novembre, e quindi si torna al calendario stabilito inizio stagione. Villeneuve nella prima giornata aveva molto sotto sterzo, adesso sì. René, le cose sembrano andare meglio. Sì, è proprio come lo dicevo prima, hanno proprio lavorato sulle sospensioni, hanno caricato la macchina anche loro al punto massimo e infatti hanno ridotto questo sotto sterzo, però vedendo anche adesso con la benzina
è tornato con un po' di sottosterza, ma anche di sovrasterza all'uscita con l'accelerazione. Da vedere le due macchine, fra la Ferrari e la Williams, diciamo la Ferrari di Michael è molto meglio, è un bilancio molto meglio. Bandiera a scacchi, quindi sono terminate queste prove libere in assetto da gara con il miglior tempo di Michael Schumacher, un'inquadratura intanto per Nakano. Volevo aggiungere che l'asfalto non è stato rimodernato, per questo ci sono anche parecchi salti, parecchie sconnessioni. Intanto vediamo Michael Schumacher che salta proprio lì. Proprio è saltato il bordo. Sì. Ha saltato, era un'immagine precedente perché Schumacher è rientrato ai box, già da tempo ai box. E speriamo non abbia danneggiato la Ferrari. Linea Zermiani. Abbiamo qui di fronte la Ferrari, c'è un po' d'erba, un po' di terriccio. In effetti non ci sono danni, però le gomme sono messe malino. E qui bisognerà fare molta attenzione all'usura dei pneumatici. Comunque, ripeto, il cielo è coperto, non fa molto caldo, a differenza degli anni passati. Schumacher è rientrato ai box, diamo la classifica. Il tedesco ha ottenuto la migliore prestazione in questo warm-up, un primo 16 secondi e 996 millesimi, tre decimi in più per Villeneuve, poi Häkkinen a 5 decimi, Frenzen a 6, Diniz a 7, davanti a Irvine che ha un ritardo di 785 millesimi, poi Berger e Katayama a 8 decimi, Hill a 9 decimi, poi Herbert e Trulli undicesimo, Morbidelli tredicesimo davanti ad Alesi, Fisichella sedicesimo e poi troviamo Marquez in ultima posizione. Linea Zermiani. In effetti, guardando meglio, adesso che siamo entrati dentro il box, il cassonetto della parte sinistra si è praticamente danneggiato, la parte inferiore, la presa d'aria, e la macchina effettivamente dovrà essere riguardata. Era un po' così, un po' arrabbiato Schumacher, perché la macchina era perfetta, come hanno dimostrato i tempi, e proprio nell'ultimo giro non ho visto il tipo di uscita, ma deve aver battuto contro qualcosa di rigido, contro un cordolo, perché proprio ha strappato la parte inferiore della presa d'aria di sinistra. Ezio, sappiamo che ci sono momenti concitati ai box dopo queste prove, valutazioni in corso fra i tecnici, se riesci a trovare un personaggio da intervistare, altrimenti brevemente considerazioni conclusive da parte di Arnoux e da parte di Palazzoli, soprattutto in proiezione gara. Ma vediamo sempre Michael Schumacher primo, Villeneuve secondo, due protagonisti del mondiale sono sempre lì sia nelle prove ufficiali che adesso nel warm-up. Sarà una gara molto difficile, molto tattica fra di loro. E dovranno anche risparmiare le loro gomme, perché bisogna dire che hanno scelto le gomme morbide e proprio questo è molto importante per loro due. Rivediamo intanto alcune azioni rallentate di questo warm up con il testacoda di Alesi proprio alla curva lunga. Palazzoli. Ma le valutazioni che vorrei fare io sono sulla Williams. La Williams secondo me ha lavorato molto durante questo warm up, sia, vabbè, oramai le scelte delle gomme sono state, lo sappiamo, le gomme hanno dovuto essere scelte ieri prima delle prove ufficiali, ma però hanno lavorato molto sia in condizioni con molta benzina a bordo per fare solo due pit stop, sia in condizioni con minor benzina a bordo per farne tre, perché c'è stato molto sbalzo fra i tempi che hanno realizzato nelle diverse configurazioni. Abbiamo già dato la classifica del warm up, allora a questo punto intanto rivediamo l'errore davvero clamoroso di Jan Magnussen, il danese della Stewart, alla prima chicane. Fra l'altro bisogna dire che qui i cordoli sono stati abbassati rispetto all'anno scorso, ma notate, in alcuni tratti sono cordoli a sbalzo, quindi finire lì può anche creare dei problemi. In questo caso lui ha danneggiato la parte anteriore della sua vettura. Ricordo allora a questo punto la griglia di partenza del Gran Premio d'Ungheria, giunto alla sua dodicesima edizione qui sul circuito dell'Ungaroring, 3,9 km da percorrere 77 volte per una distanza complessiva di 305 km. Michael Schumacher in pole position con accanto Villeneuve, Mazzermiani. Proprio parlavi di Michael Schumacher che è andato alla Jordan a protestare, io non ho visto la dinamica di questa uscita di strada, era arrabbiatissimo. In effetti i danni non sono poi così leggeri, c'è Rosbron che sta cercando di capire un po' se sono stati toccati degli organi vitali
sotto la macchina, un deflettore di flusso è stato staccato completamente e anche la parte della, diciamo, del cassettone sinistro è danneggiata. Non so come mai sia andata la Jordan, probabilmente è stato lì l'incomprensione fra qualche pilota. Ecco, noi non l'abbiamo visto purtroppo in televisione. Palazzoli, brevemente, siamo in chiusura? No, volevo dire appunto che non potevamo aiutarlo perché le immagini non ci hanno aiutato. Allora, ricordo la griglia di partenza, Michael Schumacher con Villeneuve in prima fila, davanti a Damon Hill e Mika Häkkinen in seconda fila, terza fila per l'altro della Ferrari, Raikkonen, e per l'altro pilota della Williams, Frentzen, quarta fila per Berger e Coulthard, quinta per Alesi ed Herbert.